Buongiorno a tutti, l'Associazione Culturale CGSP vi dà il benvenuto e ringrazio tutti per la partecipazione a tutte le testate giornalistiche, sia televisive che della carta stampata e testate online, e dà il benvenuto a questa presentazione della stagione teatrale 2015-2016. Come associazione culturale, e partiamo con due parole, le parole che forse nel nostro ambiente salesiano sono quelle che fanno più breccia, sono le parole scusa e la parola grazie. Scusa perché in questi 4-5 anni siamo scomparsi dal territorio teatrale, non abbiamo fatto stagione teatrale, non solo per nostra colpa, ma anche per tante difficoltà che lungo il cammino abbiamo trovato, difficoltà economiche, difficoltà logistiche e tutto quanto. Però è giusto, a chi da tanto tempo ci chiede il teatro, era giusto chiedere scusa perché siamo arrivati in ritardo. Grazie a tutti quelli che adesso invece credono in questo nostro progetto, all'amministrazione comunale che è stata subito a fianco, a noi, dando il patrocinio a questa nostra manifestazione, a Giacomo Battaglia che ha deciso di scommettere insieme a noi, in questa iniziativa, diciamo. Sottolineo subito. Come direttore artistico non sarà un direttore artistico strapagato, Assolutamente anzi, se ci porta in pizzeria tutti quelli che siamo qua presenti, no. Si finirà può già fare. il suo cachet. Quando volete. E poi Decida grazie. lei gli orari perché sennò poi facciamo confusione. Grazie a tutti quelli che, come noi, scommetteranno nella nostra. Nel nostro investimento di fare teatro e fare cultura nel territorio. Da anni siamo una struttura presente, diamo un servizio culturale con il cinema, con il teatro, e anche nel servizio ai ragazzi, facendo cultura e facendo anche in un certo senso turismo, perché è quello che ci riconoscono le persone che spesso vengono da fuori. Siamo una realtà positiva e cerchiamo di esserlo sempre più in passato. Adesso cedo la parola a Don Natale, che è il salesiano di riferimento in questo momento per la nostra associazione culturale, che traccerà per lunghe somme la linea del nostro operato come associazione culturale. Grazie veramente a Leo e soprattutto grazie all'associazione, a questi giovani che veramente hanno scommesso qualcosa in più rispetto a loro con il mio predecessore Don Natalino Calantente che ha creduto veramente in loro e loro stanno portando avanti questo. Non vi dico un po' le fatiche che ci sono, un pochettino anche per l'organizzazione, ma hanno una bella postatura, come si suol dire, per portare avanti. Ciò che ha detto Leo, scusa e grazie, che sono un po' di giornaliere nel nostro ambiente, ma io volevo rifarmi a Don Bosco, perché non posso, ecco, alla fine di questo bicentenario di Don Bosco, non parlare del teatro di Don Bosco e l'educazione, perché è un binomio inscindibile, teatro ed educazione. Don Bosco diceva non esisteva un teatro per il teatro, o era educativo o non era. Questi sono i principi già dal 1874 che poi e altri direttori artistici hanno sempre portato avanti. I riflettori erano puntati sempre sui giovani, ecco perché l'associazione è tutta giovanile. Fra qualche anno diventerà giovane adulti, ma fino adesso è giovanissimo. Don Bosco ebbe l'ardire, pensate, 150 anni fa, e via dicendo, di portare sul palco spazzacamini, manovali, muratori, insomma i suoi ragazzi di strada. Ciò che all'epoca era un pochettino inverosimile. Quando parliamo anche noi di protagonismo dei giovani in campo educativo, non c'è miglior modo per dimostrarlo e renderlo proprio visivo nell'esperienza teatrale. Per chi ha fatto un po' esperienza teatrale, non come la nostra Francesca che è qui accanto, che è il regista e altro, un po', ma chi
si conosce, e Don Bosco questo lo faceva per l'educativo, il ragazzo timido che riusciva veramente poi a esplodere. E questo lo vengo a dire. Educativo non è tanto il teatro per, quanto il teatro dei ragazzi. Ecco allora il protagonismo dei giovani. Ecco perché l'associazione Elpida è formata da giovani. E perché loro devono convincere gli altri giovani. Teatro fatto per i giovani. L'unico motivo del fare teatro è quello di giovare all'educazione dei giovani che lo fanno. Prima di tutto il teatro, secondo Don Bosco e penso anche secondo gli altri, è scuola di moralità, di buon vivere sociale e talora, visto che siamo nel campo ecclesiale, di santità. Sviluppa assai la mente di chi recita e gli dà disinvoltura. Reca allegria ai giovani che vi pensano molti giorni prima e anche dopo aver fatto il teatro. È uno dei mezzi potentissimi per occupare le menti. A molti giovani, diceva Don Bosco, dei nostri collegi, allora si parlava di collegi, perché nelle vacanze i nostri allievi raccontano ai parenti, ai compagni e agli amici l'allegria delle nostre case. Allora non c'era quello che abbiamo adesso i mass media. Vado a concludere, se non mi prendo tutto lo spazio un po'. Il teatro fa emergere altri valori che anche oggi sono condivisibili, fa emergere qualità che gli stessi giovani non sanno di possedere. Abitua a lavorare con sacrificio. Uno che adesso, purtroppo, una delle virtù che adesso sta scomparendo, se non è quasi scomparso, mette gomito a gomito giovani e adulti coinvolti nello stesso progetto. Il progetto esercizio d'arte, di lingua, di dizione, di controllo e di gestione del corpo. C'è tutta una tecnica del corpo, il corpo che parla. Esperienza di gioco, di attività sociale, di controllo e autocontrollo, anche di emozioni. Quante volte è capitato, un po' per le prime volte, i teatrini che abbiamo fatto noi, che il ragazzo con l'impatto sul palco davanti alla platea si blocca. Succede anche a 50 anni, mi capita. Quindi, accumula ricordi belli, emozioni che accompagneranno i giovani per moltissimo tempo. E concludo con queste parole, sperando un po' che sia veramente un auspicio a quello che poi ci dirà la nostra regista Francesca. In teatro si diventa amici. Messi insieme a costruire, i ragazzi imparano ad accettarsi, a scoprirsi e ad inserirsi. Non si può recitare insieme se non c'è volontà di accettazione degli altri. È un corretto orientamento anche della propria aggressività. Rimane, e concludo, il principio voluto da Don Bosco. Gli spettacoli fatti dai giovani hanno come destinatari privilegiati gli altri giovani. Grazie a Don Natale. Quest'estate per la prima volta è nato il connubio fra amministrazione comunale di Bovarino e CGS Elpida, che ci vedeva impegnati nella rassegna Cinema sotto le stelle. Dopo qualche mese ci siamo ritrovati alla collaborazione su Proscenio. La parola al sindaco Vincenzo Gruppi. Sì. Buongiorno a tutti. Carmela, vedi che sei in registrazione e poi si sente la tua risata. Noi, diciamo, l'amministrazione comunale, ecco, con grande convinzione, con grande entusiasmo, supporterà, ecco, la stagione teatrale, dando il patrocinio, che sarà un patrocinio non solo morale, ma anche con un piccolo sostegno economico.
piccolo perché sarà molto di meno di quanto sarà il cachet per il direttore artistico. L'abbiamo fatto poi, insomma, al di là delle battute, dicevo, l'abbiamo fatto perché, ecco, riteniamo che Bova Marina è una grande risorsa, che l'oratorio salesiano, ed è, penso, una cosa normale che l'amministrazione dia il supporto a tutte le iniziative positive che vengono realizzate o che si intendono realizzare sul territorio. Tra l'altro, ecco, confermo che già quanto già detto in occasione del bicentenario della nascita di Giovanni Bosco, il 27 novembre il Comune procederà all'assestamento di bilancio e abbiamo previsto un contributo di, quindi confermiamo l'impegno preso, di 5.000 euro per la realizzazione di un campetto in erba sintetica, proprio per dimostrazione che l'amministrazione comunale è al fianco delle associazioni che lavorano per la crescita del nostro territorio. Io ovviamente devo ringraziare l'associazione Il Pila anche per quanto fatto quest'estate con questa collaborazione che è nata, questa iniziativa Cinema sotto le Stelle. Volevo anche ringraziare il Giacomo Battaglia, perché Giacomo Battaglia è un artista di rilievo quantomeno nazionale, non so se anche internazionale, ma sicuramente nazionale, e quindi lui poteva, insomma, fare a meno di venire a Bova Marina. Io quante volte ho avuto modo di parlare con lui, anche altre iniziative di cui adesso vi dirò molto brevemente, insomma, non ha mai posto il problema dei soldi, del cachet, ma lo fa con grande passione e gli diciamo grazie, perché così mette al servizio della comunità. E non tutte le persone, soprattutto che hanno raggiunto una posizione, una fama, insomma, sono disponibili a fare quello che fa Giacomo Battaglia. Ma lo ringrazio io veramente, così anche un po' per curiosità, ho detto prima a Giacomo: ma chi è quella bella signora? E mi ha detto si occuperà dei corsi di formazione. Ecco, io non sapevo, ma una cosa che volevo dire è che, appunto, Giacomo Battaglia si mette al servizio della comunità anche per lasciare qualcosa, cioè per fare una scuola. Cioè, io non sapevo di sta cosa e in effetti ci è una cosa che immaginavo, ma non avevo la certezza. E poi, ecco, concludo dicendo questo, che noi come amministrazione a breve verranno conclusi i lavori ai locali dell'auditorium e saranno destinati ad uno spazio teatrale, a un centro di uno studio di registrazione audiovisivo, così si dice. E già così, ecco, ne ho accennato a Giacomo, siamo andati pure, glielo ho fatto già vedere. Ovviamente il Teatro Don Bosco e questo spazio teatrale non entreranno in competizione, perché non c'è nessuna competizione, ma si andranno ad integrare, e anche lì poi noi cercheremo di renderlo funzionale, e quindi penso affidando a terzi la gestione. Io, ecco, mi fermo qua, e ovviamente l'appuntamento è per l'8 dicembre, festa dell'Immacolata, dopo la processione, giusto da Natale, dopo la processione. E poi si apre in bellezza con Gennaro Calabresi, quindi un arrivederci all'8 dicembre tutti al Cineteatro Don Bosco. Grazie al nostro sindaco. Avevamo già anticipato nel progetto Proscenio 2015-2016, parliamo di formazione artistica, e adesso darò la parola a Francesca Grenci, che sarà la responsabile dei corsi di formazione artistica. Buongiorno a tutti. Sì, io mi occupo di regia, per chi non lo sapesse, perché sono state fatte queste domande, pensavo la dottoressa fosse un'attrice. Mi occupo, così avevano detto, quindi chiariamo, mi occupo di regia televisiva e teatrale, sono anche ufficio casting per il cinema. E la mia idea è questa: facendo corsi di recitazione sia per bambini che per ragazzi, anche per anziani da un po' di tempo, su Reggio Calabria, avendo una
Ottima risposta. Pensavo di venire incontro a quelle persone che dalla Ionica solitamente vengono a Reggio con grandi, enormi sacrifici e quindi far qui questi corsi in questo teatro perché insomma Giacomo Battaglia mi ha esposto questo progetto e ci tiene molto, e ha visto l'attenzione appunto del sindaco e delle altre persone verso questi ragazzi, questi giovani che hanno voglia di fare, vogliono dare insomma spazio al teatro, alla cultura. Bene, sposo questa causa anch'io, non sarà facile, ma sicuramente ce la metterò tutta per raggiungere un obiettivo, secondo me importante, quello di formare sicuramente degli attori, degli artisti, ma alla fine l'obiettivo è quello di creare una compagnia teatrale che partirà proprio da Bova, con l'idea di portarla in giro sicuramente per la Calabria, ma perché no? Non ambire anche in giro per l'Italia, quindi spero ci sia una buona risposta da parte mia, insomma ce la metterò tutta. Grazie Francesca. Allora, nel momento in cui la notizia è stata ufficiale di Giacomo Battaglia, direttore artistico del nostro teatro, abbiamo avuto delle grosse da parte tutta apprezzamenti. La frase che ricorreva spesso era l'uomo giusto al posto giusto. Sì. Convinti di questo, la parola a Giacomo Battaglia. Allora, uso questo che questo qui si è spento da solo. Grazie per essere qui, anche perché quando sono presenti i giornalisti mi fa grande piacere, soprattutto quando si parla di teatro, quando si parla di cultura, perché di solito no, in queste occasioni sono sempre pochissimi i giornalisti presenti. Oggi ci siete e voglio ringraziare subito l'associazione Elpida. Sono stati, non so come definire questo grande affetto che voi avete verso il teatro, e siete stati così bravi a trasmetterlo in pochissimo tempo. Precedentemente ci siamo visti per uno spettacolo che abbiamo fatto qui legato ai 100 anni della regina, e ci siamo detti delle cose. Io ho pensato, come al solito, vabbè, ci siamo detti delle cose, ci avranno delle idee, tutto finirà qui. E invece loro hanno continuato a contattarmi, mi hanno esposto questo progetto e alla fine siamo arrivati alla conclusione che bisognava partire, non bisognava più perdere tempo. E anche qui nello spazio di forse neanche 2 settimane siamo riusciti a mettere su un cartellone. Perché l'abbiamo chiamato proscenio? Proscenio è la parte, diciamo, anteriore del palcoscenico. È proprio nel proscenio gli antichi greci iniziavano le loro rappresentazioni teatrali, cioè il narratore andava in proscenio e raccontava un po' qual era la trama dello spettacolo che poi andava in scena. E siccome qua siamo in un'area legata alla Grecia in tutto e per tutto, perché non partire proprio da proscenio? E il cartellone io lo definirei proprio Satura Lanx, come dicevano i greci, è frutta mista. Cioè abbiamo fatto un cartellone sicuramente molto giovane, ma variegato, una marmellata, una macedonia, per cui 6 rappresentazioni diverse con forme di spettacolo completamente staccate tra di loro. E voglio ringraziare il professore Porcino che ci supporta e ci sopporta in questa avventura e curerà la parte management, per cui diciamo è la nostra impresa teatrale. E detto questo, forse la cosa migliore adesso e spiegare il cartellone, e sono fermamente convinto che c'è una grande fame di teatro soprattutto in questa zona. Di questo sono fermamente convinto, cioè la risposta ci sarà. Poi, come dicevano i greci dovevano, imponevano quasi tra virgolette di andare a vedere le rappresentazioni teatrali, e anche chi non poteva pagare lo spettacolo veniva pagato da chi governava in quel momento. Per cui se non faranno gli abbonamenti, il sindaco tocca a La Furia governa da 2000. Noi dobbiamo rispettare le regole teatrali dei nostri antichi precedenti. E siccome il 90% erano quelli che non se lo potevano permettere, il 90% dei biglietti venivano pagati da chi governava. Detto questo, andiamo al cartellone. Allora, si inizia l'8 dicembre alle ore 21 con Gennaro Calabresi in L'Italia vista da 1000 voci. Gennaro è un attore
Io direi in evoluzione, in espansione. La sua grande caratteristica comunque rimane in limitazione, e in questo spettacolo per cui verranno rappresentati i vari personaggi della politica, dello sport, che in questo governo, in questa storia dello sport italiano, sono presenti in questo periodo. Il 17 dicembre invece avremo l'associazione Nuova Sinfonia col concerto di Natale, quattro quarti, chi c'è dei quattro quarti, per cui loro sono di Bova. Sì. E limitrofi. E limitrofi. C'è un paese che si chiama Limitrofi qua. Cosa pure si chiama il paese? E chiaramente giovani musicisti, loro sono diplomati al Conservatorio Francesco Ciglia di Reggio Calabria, e con le loro musiche chiaramente ci faranno assaporare queste atmosfere natalizie, per cui andranno in scena il 17 dicembre alle ore 21. Il 16 gennaio, pensando proprio ai giovani, questa chicca, avremo il concerto dei Carboidrati. I Carboidrati sono un gruppo musicale calabrese che fanno folk rock e si sono affermati nella trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi. Sono molto apprezzati da giovani, ma sono fermamente convinto che piaceranno anche a quelli che hanno superato l'età giovanile, che, no, dai 60, insomma. Il 6 febbraio invece avremo l'Officina dell'Arte, questa è una compagnia di Reggio Calabria, il capo comico, come si suol dire in teatro, è Peppe Piromalli, e loro rappresenteranno due dozzine di rose scarlatte, una commedia chiaramente ironica, satirica. Il 12 di marzo il clou. No, il clou. Ci saremo io e mi hanno mangiato una I. No, la L. Io e Miseferi in una commedia tragicomica scritta da Gianni Quinto dal titolo Dietro la porta, è la storia di due barboni che si ritrovano in paradiso, un ipotetico paradiso, nell'attesa che venga aperta questa porta per entrare, però non si sa quello che succede dopo Natale. Loro stanno lì ad aspettare, ogni tanto sta porta si apre e loro sperano, non vi posso raccontare però quello che succederà, venite a vedere Battaglia Miseri Dietro la porta. Il 29 aprile, sempre alle ore 21, è la volta di due colleghi molto molto bravi, sono Pablo e Pedro in Come se fosse. Pablo e Pedro sono stati sia con noi al Bagaglino, hanno anche fatto altre apparizioni sia a Zelighe che in altre situazioni, chiaramente situazioni che hanno a che fare con la comicità, e uno spettacolo esilarante dove c'è molta anche romanità. Ecco. Il 7 di maggio invece avremo Eleonora Princess of Magic, è una illusionista, lei è italiana, però affermatissima anche all'estero, tanto per citare un teatro, il Lido di Parigi o il Magic Castle di Hollywood. Sarà accompagnata da due ballerine e vedrete proprio le grandi illusioni come nei grandi teatri, appunto, dove ecco, diciamo, c'è il varietà. Ecco, diciamo che anche la magia fa parte del varietà e fa parte di questo cartellone che io chiamo frutta mista, Satura Lans, come lo chiamavano i greci. Ecco. Detto questo, che dire, parte da oggi la campagna abbonamenti, speriamo che ci sia una risposta non solo a Bova, ma anche di tutto il territorio, i limitrofi, in pratica, come dici tu, e niente, sono contentissimo di essere direttore artistico del Teatro Don Bosco. Allora, prima di concludere, innanzitutto diciamo che parte la campagna abbonamenti, abbiamo quest'anno messo anche in base alla legge 107 del 2015 la possibilità di riconoscere agli insegnanti la ricevuta che poi verrà riconosciuta in busta paga da questo. Se c'è qualche domanda, prima. Come coinvolgete le ragazze delle scuole, chiaramente? Ah sì, c'è un'altra cosa che ho dimenticato, con molta probabilità, perché stiamo definendo anche questo, ci saranno dei matinè, sì, ci saranno dei matinè per le scuole, per cui con molta probabilità andremo in scena con i musicanti di Brema. Vale la pena sottolineare quello che ha detto il Don Natale, che io
sono eterosessuale, sposo completamente le sue idee. Che volete dire? Una battuta. Le sue idee, quelle che lui ha illustrato in merito all'importanza del teatro per i ragazzi, sì, e che a scuola spesso viene fatto, ma secondo me senza la opportuna consapevolezza dell'importanza e delle implicazioni che comporta a livello formativo per i ragazzi meno disinvolti e meno dotati. E quindi varrebbe la pena sono pienamente d'accordo. Io non ho parlare di suoi corsi di formazione, ma non mancherete di sottolinearlo anche voi. Ma infatti le chiedo scusa se le interrompo, creeremo degli incontri per l'importanza di portare alla mano il teatro assolutamente in controtendenza rispetto alla negligenza nazionale dal punto di vista del teatro, che assolutamente viene privilegiata delle parolità, delle soft e tutto il resto. Sono cose importanti. Importante. Infatti noi pensavamo. Noi pensavamo appunto di creare degli incontri con questi ragazzi presso le scuole o degli appuntamenti presso il teatro e invitare soprattutto le famiglie, non soltanto i ragazzi ma i genitori, importante che sappiano. E poi, come diceva Don Natale, crea amicizia, sì, ma per noi il teatro alla fine non è essere soltanto amici, ma chi fa teatro alla fine veramente diventa una grande famiglia. In famiglia ci si aiuta. Che tra amici a volte. Io vengo da una grande compagnia, ci ho lavorato per 22 anni e se lì non riesci a fare famiglia non si può lavorare, eravamo veramente in tanti. Per quanto riguarda la scuola bisogna lavorare tantissimo, perché quando la scuola deve scegliere degli atleti, magari per andare a vincere una gara di basket o di pallavolo, fanno delle selezioni accuratissime e preparano gli atleti. La stessa cosa spesso non avviene quando bisogna preparare uno spettacolo teatrale, perché un po' ci si improvvisa. Ma proveremo a fare un buon lavoro anche da questo punto di vista. Devo aggiungere, il professore Corcino mi darà atto di quello che sto dicendo, che non si escludono dei fuori programma a questo cartellone. Fuori programma si intende uno spettacolo che non è in abbonamento con nomi importanti, diciamo a livello nazionale, a prezzo del professore. Ecco. Va bene. Detto questo, però ha detto sì, io l'ho chiamato in causa, il professor Cucina ha detto sì. Se non c'è niente da aggiungere, salutiamo e invitiamo tutti a un aperitivo. Il sindaco Vincenzo Crupi, sindaco di Bova Marina, un'amministrazione sempre disponibile con la cultura. Sì, noi abbiamo, come poco fa ho detto, con grande entusiasmo, con grande convinzione, patrocinato questa stagione teatrale organizzata dall'associazione Elpida, daremo anche il nostro piccolo e modesto sostegno economico, perché riteniamo che l'amministrazione comunale debba essere a fianco, debba sostenere tutte le iniziative positive che vengono realizzate nel territorio. E poi noi sin dall'inizio abbiamo detto che il territorio va promosso anche e soprattutto attraverso la cultura, e quindi quale migliore occasione di questa per mettere in atto quello che noi appunto abbiamo detto più volte. Domani sera c'è qualche altro appuntamento qui? Sì, domani sera presenteremo il libro di Beniamino Cordova sulla città metropolitana, ci sarà anche oltre degli esperti sul tema e dei tecnici, concluderà i lavori il sindaco della città metropolitana, l'avvocato Giuseppe Falcomadà. Sarà l'occasione per iniziare a discutere sulla città metropolitana, che è diciamo una cosa nuova, prevista dalla legge 56/2004, ma alla quale ci dobbiamo preparare, dobbiamo essere preparati, perché ritengo che sia una grande opportunità per il territorio, anche per risolvere problematiche che ci portiamo dietro da almeno 30-40 anni, quali la mobilità, la sanità. Ieri abbiamo fatto l'assemblea di tutti i consigli a merito la pianificazione territoriale, quindi ecco un'occasione per un confronto, per discutere di quello che potrà essere la città metropolitana.
Giacomo Battaglia, grande personaggio della cultura e del teatro, ma anche della televisione, che però con un occhio rivolto anche alla base. La base per me è sempre il teatro. Io sono nato in un teatro, in una compagnia, la compagnia del Bagaglino, dove tante cose mi sono state insegnate e niente, ripartiamo da Bova, si riparte con questo teatro. È rimasto per 4 anni senza cartellone teatrale, ho cercato di fare un cartellone, come l'ho definito, fruttamista, satura lanx, come dicevano i greci, e sono convintissimo che ci sarà una grande risposta anche da parte del pubblico, perché sento che c'è grande voglia di andare in teatro. La dottoressa Francesca Grenci, regista, ci può illustrare questo progetto in sintesi? Buongiorno, sì, in sintesi, come dicevo prima, per me è importante far capire che in questo luogo si fa teatro. La nostra intenzione è quella di creare una, diciamo, compagnia teatrale che nasce proprio qui a Bova e poi magari portarla in giro per la Calabria e perché no anche per l'Italia. Quindi formare degli attori, da piccoli attori dai 3 anni, anche non soltanto i ragazzi ma anche l'anziano che oggi vuole in qualche modo mettere così, esporre le proprie doti artistiche. Quindi voglio formare una compagnia teatrale qui a Bova attraverso dei corsi presso questo teatro. Grazie.